Harry, eccoci su South Park Scontri Directi con The Second Point. Esatto, adesso cosa dobbiamo fare? Innanzitutto vogliamo dire che tu hai detto, vabbè, facciamo tutto un'unica parte, come se stessimo, no, continuando dalla volta precedente. Sì, ma io ho la barba diversa. Sì, anche ho il rossetto. Esatto, vabbè, ma ragazzi, ovviamente è passata cosa qualche ora. Faccio così, che succede? La fai cadere e prendi l'orgoglio di mammaria. Attenzione. Attenzione perché sono due con le minne che si sculano. E molto si riferirà bene a qualcosa sicuramente. Sì, sì, di sì, South sì. Park. Tra l'altro, ragazzi, dobbiamo dire una cosa. Sì, sì, sì. Qualche errata corrige dell'altra puntata. Esatto, vi spiego subito. Io sono un grande fan di South Park. Non mi sono mai professato però un esperto a tutto tondo. Perché? C'è un perché. Scusate, yaoi. Ecco, hai preso uno yaoi. Il caldo vapore della sorpresa. Il vapore. Perché in realtà ho praticamente guardato tutte le puntate di South Park più volte, però fino alla stagione potremmo dire 13, se non sbaglio, sì. 13, 14. Poi dalla 14 in poi le ho guardate a saltare, perché praticamente su Sky non li facevano più con regolarità e quindi me li sono persi. Adesso Ike è mio Ike. Sì, Ike. È il mio follower. Oh, che carini i bambini piccoli. Va bene, andiamo non avanti. Puoi. Esatto, quindi praticamente la mamma di Cartman, sì, non è ermafrodita. No, nel senso che è ermafrodita. Però non ha, nel senso che ha un padre Cartman. Ok, io però mi baso su quello che so fino alla stagione 14. Poi fate voi, se ne sapete di più è meglio per voi, no? Però non dico cazzate, ecco, questo è senza dubbio. Cioè nel senso che dico cose semmai incomplete per alcune cose. Però, come dire, non sono stupidaggi. Non male, novellino, così si fa. Da male, io non sento una voce. Pronto per il livello successivo. Torna al covo del procione. Passo e fottiti. Ok, dobbiamo molto tornare bene al covo del procione. Allora, Randy non accetta ancora di farsi la foto, giusto? Randy, tra l'altro, uno dei miei personaggi preferiti. Non accetta di farsi la foto, però parliamoci. Sì. Ehi, tu, sai qualcosa al riguardo? Graffiano la macchina di mia moglie di notte. Ogni santa notte. Pensavo che fosse un fottuto ragazzino, ma vieni qui a dare un'occhiata. Ho capito, ma anche noi siamo un fottuto ragazzino. Ha anche lasciato dei biglietti. Forse potrebbe essere un amante respinto. Può darsi. Facilmente. Pensavo ci fosse qualcosa tra noi. Racconterò tutto, stronza. Ascolta, se siete in giro stanotte e prendete chi graffia la macchina di mia moglie, vi seguirò su Proci Instagram. Fidatevi, vi conviene, io sono un pezzo grosso qui in città. Sì. Siamo tornati alla base del procione. Essere un supereroe è più duro del previsto? Tranquillo, sei davvero una super pippa, ma mi fai un po' pena perché tuo padre si è fatto tua madre quando eri piccolo. Ora vieni qui. Ti spiego come funzionano i manufatti. Molti eroi aumentano le loro abilità con attrezzature specifiche. Vedi questo? È un manufatto della forza. È un fidget spinner. Il trucco è utilizzarli nei tuoi slot manufatti. Avanti, provaci. Allora noi ne abbiamo diversi di questi manufatti della forza. Esatto, abbiamo l'acqua dei manufatti della realtà. Ok, lui mi ha dato i vari manufatti, però io ne ho anche altri con la Gold Edition. Esatto. Quindi ne mettiamo di più potenti, cioè. Perché invece noi abbiamo la Gold Edition perché abbiamo la Collector's Edition, sì, che esatto, la comprende, insomma. Insomma, abbiamo pure la macelata di Ezio, però io metto la cosa più potente. Io tu metti la cosa più... non è la macelata di... di Ezio, la cosa più potente? No. Ah, l'orgoglio di mammaria è una cosa che ci serve per expare, molto bene. Ok, prova un po' tu a fare la miglior combinazione. Facciamo questo, con danni d'effetto da stato. La sonda, ok, l'anal probe, ok. La sonda aliena. Sì. All'inizio ti darà fastidio, si fonde con il tuo DNA. Troverai altri manufatti durante le tue super avventure e potrai crearne alcuni. Ma ricorda, da grandi poteri deriva un mare di sacrifica. Sei pronto ad affrontare quelli delle medie? Fagliela vedere. Ok, siamo pronti ad affrontare quelli delle medie alla fermata dell'autobus, okay, più adesso, o meno, sì, che sì, prima non abbiamo potuto affrontare. Cosa? Eccoli, maledetti. Ecco. Ragazzi, ho il potere di Cartman. Attenzione, io faccio esplodere i petardi. Sì. E li colgo di sorpresa questi manigoldi. Adesso ti do una bella lezione. Quello di quarta. Quarta. Inizia il combattimento. Elementare? Sì, quarta elementare. Che allora? Sei vestiti? Molto bene, io sono con Super Craig e Aquilon Man.
Ecco, vedete, questo è il livello di difficoltà. Ecco, e noi scegliamo un livello eroico. Di difficoltà intermedio, sì, eroico, esatto. Ok, va bene, poi possiamo comunque cambiare in qualsiasi momento. Popo che cambia. Allora, io gli scorreggio, palla da demolizione. Gli scorreggerei super... No, così gli faccio la carica che colpisce anche quello. Ragazzi, non sentirete mai Midna dire in altre circostanze gli scorreggerò in faccia. No. Solo in questo gioco, giustamente. Che schifo. Ti ha buttato la caccola, va bene. Ma intanto questo è basso per essere uno delle medie. Ah, grazie. È il mio turno ora. Che lascia? Ah, il palloncino di piscio. Ma chi è che... Ok, ma chi è che buttava il sacchetto di piscio alle medie? Cioè, alle medie studiavo, cioè ero bravo, non è... Allora, io con questo colpirei lui, sì. E lo ammazzo subito. Quelli delle medie non possono morire. Noi siamo immortali. Perché quelli delle medie non possono... Perché sennò mi colpisce quello. Io avevo un grande senso della vita e della morte alle medie invece. Anzi, pensavo di dover morire da un momento all'altro. No, mi sono messa lì. Ti sei messo nello schifo. Ho sbagliato. Il nostro vecino auditorino da Firenze. Perché quello si è spostato, sì. Ok, baci di Aquilon Man. Ok, molto bene. Sconfitti i bambini delle medie. Effettivamente, a conti fatti, purché non stiano fingendo, abbiamo picchiato bambini delle medie. All'epoca, all'elementare, picchiare dei bambini delle medie era comunque qualcosa di eroico, no? Quindi abbiamo fatto bene anche a scegliere il livello di difficoltà opportuno. Bella squadra. Sì, alla grande. Tutti devono sapere che il Procione e i suoi amici hanno battuto 4 delle medie. Sì, tu no, per però. Il franchise. Meno per te, novellino, perché quelli delle medie ti faranno il culo. Non dovevi farlo, è stato stupido. Ok, ora vediamo degli altri follower. No, io non smetterò ragazzi, mai di ridere. Possiamo finalmente passare. Entriamo da Tom Sri. Eccolo il nostro David Hasselhoff dei bei tempi. Tutta la prima foto a sinistra. No. Io penso che i giochi più divertenti proprio a livello di citazione, di situazioni, di circostanze non ne esistano. Ok, entriamo qua in questo vicolo. Sì. Qui ci sono tesori, scusate, sì. Ma... Fiala per la roba, ok. Quale roba? Non roba, capisco. Per la roba, la cocaina, no, per la eroina, che ne so, per la eroina, per le droghe. Non lo so. Moschito deve essere dentro. Vai, ma non farti tentare dalle alette di pollo e dalle porcone. Dalle porcone. Ok, entriamo da Raisin. Sì, mi raccomando le porcone. Comunque anche i clienti sono tipo bambini. Sì, sì. Sei solo? Beh, allora vieni qua, tesoro. Ah, è inquietante la cosa. Cioè, fai una foto? Scusa, seguo solo supereroi medium. Ah, ok. Antipatico, stupido e scemo. Questo Ginger? Torte del Procione, no, ok. Scusa, seguo solo supereroi elementali. Ah, vedi, hanno le loro preferenze pure su chi farsi... Supereroi assassini, li adoro. Ok, su con chi farsi la foto, praticamente. Ok, no, qui non c'è speranza. Nessuno si fa la foto con te. Non uccidermi, brutalista. Ah, facciamo una foto. Ah, lui se la fa. Ok, lui se la fa col brutalista, ok. Jason, okay, molto bene. Però è già stempiato alla sua età, va bene. Vabbè, no, è la capiglia. Zaino. Oh, guardate com'è carino. Certo che ecco lo moschito. Sì. Così sono volato in cielo e ho fatto il culo a tutti i cattivi. Okay. Wow, le zanzare possono essere davvero toste. Mai sentito parlare del virus Zika? Altre è recentissimo. Certo, mettila sul mio conto. Spendaccione. Quel virus brasiliano, no? Queste sono le mie donne. E poi che supereroe saresti? Supereroe? Un momento. La missione, i miei compagni supereroi. Me ne ero totalmente dimenticato. Ecco. Che vada retro, tentatrici. Moschito, ho capito cosa state facendo. Ma di chi stai parlando? Le ragazze del Raisin sono la mia criptonite. Fatemi uscire di qui. Questo è il vostro conto, allora? Non ci penso. Anche se mi ammaliate, il conto non lo pago. Ecco. Devi lasciarmi la mancia. Non ci lasceranno andare senza combattere. Facciamolo. Cioè, dobbiamo combattere le ragazzine. Sì. Che povera. Non vuole pagare e lui è pure. Alla criptonite. Debole. Sì. Alla criptonite nelle ragazze del Raisin. Ricorda che l'abbiamo detto che tutti gli altri qui erano degli sfigati. Beh, ecco la dimostrazione. Vedi, sei ipnotizzato. Sì. Ho ordinato una caraffa di. Benvenuta nella squadra. Il tuo look, però, è da rivedere. Fate riprendere Moschito e tornerai in sé. Cioè, vuol dire che lo dobbiamo colpire. Sì, sì, lo dobbiamo combattere. Oh, Clyde, ti farà ragionare con le cattive. Dal colpo, tesoro.
Roxy, tosto. Ok, va bene. Senti, Ezio Auditorina da Firenzina, dalle un pugno fortissimo a questa bambina. Oh, tocca a me, ok. Sì. Che è morta. Che poi Procione e i suoi amici. Il Procione è una specie di generale di guerra che però sta dietro le quinte, no? Comodo, comodo. Sì. Ok, ho il potere definitivo di Fastpass. Ti rendi conto che stiamo picchiando delle bimbe che stanno lavorando, tra l'altro, in un locale schifoso? Ho preso anche Aquilon Man così. Wow, attenzione. Ho preso anche Aquilon Man così. Che è sta cosa? Bellissima, hai fatto la super special? Sì. Solo che ho preso anche Aquilon Man. Ma chi se ne fotte, era meravigliosa, ne è valsa la pena. E perciò ti ha preso il fuoco lui, mi sa che è morto. Ne è valsa la pena, ma non era necessario. Se esatto, vogliamo. Sì, però nel frattempo gli do un pugno a questo e abbiamo vinto. Ecco, un overkill per lei, che tra l'altro gli era in barza. Molto bene, molto bene. Oh, non intendevo quello. Sì, che intendevi quello. Io sono morte praticamente. Ok, 23 centesimi di dollaro, ragazzi, ne è valsa la pena anche per un nichelino. Noi qua ci mettiamo ad ammazzare le bimbe. Quindi di scappare. Praticamente la storia vera è che sono scappati senza pagare il conto. Ti sei salvato giusto in tempo. Ti sarò sì. grato per sempre. Peto, eroe. E la tua criptonite? Non sei un supereroe senza qualcosa che ti rende inerme. Giusto. Una fobia particolare? Un trauma irrisolto? Su, deve esserci qualcosa. Le malattie. Ascolta, sono dalla tua parte, Super Peto. Puoi parlarmi? Perché Super Peto? Dammi la tua scheda personaggio. Allora dobbiamo scegliere qual è la nostra. Vogliamo sentire una. Fai pure una decisione importante che ti segnerà per tutta la vita. Allora io qui nella prova che abbiamo fatto alla Ubisoft ho messo le ragazze del Racing. Perché io nella realtà sarei debole alle ragazze, no? Giustamente. Però puoi essere debole anche agli uomini granchi, i vampiri, i ninja, gli anziani. Gli anziani effettivamente. No, però penso a mia nonna e tutto il resto. Ragazze del Racing e quelle delle. Allora, posso essere debole a quelli delle medie? Ok, allora facciamo ragazze del Racing, sì, visto dai. Che tu sei. Okay. Ragazzi, fateci sapere che cosa avreste scelto voi. Sì, ok. Sì. Come te, caro Moschito. Io invece ho scelto vampiri nella mia storia. Scelto. Però attenzione perché abbiamo lo stile anale. Una moschita cosa. Chiamami se hai bisogno d'aiuto, amico del Procione. Sì. Poi Procione, esiste un animale meno adatto per un supereroe? Oh, che no, carino però, il Procione. Sì, è carino in effetti. Vabbè, ci sono segreti vari che man mano prenderemo. Sì, ragazzi, ci sono un sacco di segreti che prenderemo in momenti non registrati. Oppure non prenderemo, perché con voi vogliamo fare una run basata soprattutto sulla trama, sulla storia. Come se fosse un episodio di South Park. Esatto, un lungo episodio di South Park vissuto con noi. Però è una cosa, secondo me molto bella. E poi entriamo nella scuola. Sì, nella scuola. Ok, qui c'è un signore. Il bidello, l'inserviente. Ma io non neanche gli parlo. Ma lui si fa la foto con lui. Questo qui invece è praticamente il maestro di falegnameria. Vediamo si fa la foto. Ok, ma non cazzeggiare. Che dice sempre, state cazzeggiando. Vai, fatti la foto. Va bene. Perché non ho cavoleggiato. Ok, vai. Oh wow, non hai cazzeggiato e quindi se l'è fatta. Se ti fossi mossa, avresti cazzeggiato. Esatto. Ok. Abbiamo ottenuto un trofeo follow back che significa che abbiamo ottenuto un numero buono, penso, di followers. Sì, esatto. Scusate, ovviamente, ma io approfitto per farmi le foto. Sì, i selfie ci stanno tutti, ragazzi. Li facciamo anche nella vita vera. Voi lo vedete, ci seguite su. A proposito, seguiteci su Proc Instagram, ragazzi. Però io nostro. Sono Gianluca Verri Official perché tutti mi confondevano con Gianluca Vacchi. Sì, esatto. E lei è Midnagram. E poi abbiamo quello di Player Inside che è Player Inside. Quindi, insomma. Bellissimo. Oh, ciao, sei tu il novellino? Oh, sì. Grazie per essere qui, siedi pure. Ok. Visto il mio ruolo, puoi parlarmi di qualsiasi cosa, Pito. Ora vuoi parlarmi di... sesso? Perché? Pito, sono un esperto di questioni sessuali, non devi aver paura. Ma io non vale... no. Pito, no. Il novellino è davvero semplice quando vuoi parlare di questioni di sesso. Puoi iniziare dicendo, ad esempio, sono maschio, sono femmina o altro. Eh. Altro cosa? Ma neanche fossimo in Pokémon in cui
che non si capisce. Allora, io direi maschio. Allora, la cosa più bella è da femmina, nel senso che io nella mia run, mia run, sono femmina, nessuno capisce che sono femmina nonostante abbia le superciglia, i capelli bellissimi. Davvero sei femmina, eppure ti chiamavamo tutti coglionazzo. Io direi di maschio. Dire quello che siamo, vero maschio? Sì, certo, esattamente. Attenzione. Una cosa potrebbe sembrarti complicata, ma ascolta bene, Pito. Certo. Se sei nato maschio, allora sei un bambino cisgender oppure cis, Pito. Ma perché cis? Beh, tu potresti essere diventato un bambino, capisci? Sì. Cioè? Se non sei nato maschio, ma ti identifichi come tale, beh, quello è essere transgender, Pito. Abbreviato trans, Pito. Ma secondo te è trans? Ti consideri cisgender o transgender? Ok, sono 8 anni, cioè non è che cisgender. Ma poi cisgender si usa veramente o no? Pito, aspetta un attimo, devo chiamare i tuoi genitori. Devo cercarlo su Google. Ci vorrà solo un secondo. Perché deve chiamare i genitori? Non lo so, sarà per qualcosa. Salve, sono il signor Mackie dalla scuola. Sì, salve. Avrei vostro figlio nel mio ufficio. Ah, e che è successo? Mi ha appena detto che in realtà è cisgender. Cioè si identifica con il sesso che aveva alla nascita. Ma va? Non lo sapevate? Pito. Sì, no, va bene. Volevo solo assicurarmi che sapeste che aveva anche altre opzioni. Non bisogna sempre giocare per forza le carte che si hanno in mano, Pito. Sì, no, okay. Fantastico, adesso lo so, credo di poter aiutare da qui in poi e grazie mille, Pito, grazie, arrivederci. Però mi piace questo, il direttore mi è sempre piaciuto. Sono il counselor. Sono contento di affrontare l'argomento. In quanto maschio cisgender so bene che il mondo sa essere un luogo ostile per un ragazzo che sceglie di amare una persona di sesso opposto. Ma ricorda, l'amore è amore. Anche se sei un ragazzo a cui piacciono le tette, Pito? Eh sì, non ha detto una cosa sbagliata in realtà, Ok, quindi si sta formando la mia scheda. Attenzione, sì. Pito, ci sono persone là fuori che non ti accetteranno per quello che sei. E dovrei averci a che fare, dunque, torna a trovarmi. Cioè, non mi accetteranno per essere un maschio, nato maschio. Però questa in realtà è una delizia. Fatti un selfie, vediamo se se lo fa. Sì, sì. No, dai. Non se lo fa. Straordinari per aiutare i bambini travagliati come te, Pito. Bene, bene. Ma guarda qua. Un bambino cisgender. Che non gli piacciono quelli come te da queste parti. Diamo il benvenuto a questa cosa qui in città. Ecco un bambino cisgender. Va bene, perché è tratto degli zotici che sembrano tutto tranne che avercela con i cisgender, no? Cioè sembrano i classici zoticoni, i rednecks che troveremo in Far Cry 5 probabilmente, che di solito ce l'hanno con i transgender o con insomma tutto quello che sia diverso da loro, cioè degli zotici che non servono a un cazzo nella vita. Picchiare ragazzi è stata la decisione migliore. Ma io vi faccio vedere. Ecco a te, caro, risultato del connubio tra fratello e sorella. Bisogna mangiare dopo. Sì, no, non glielo succhierei il sangue a loro, moschito, non lo farei. Becchi di questo. Grazie. No, se ti viene l'AIDS come minimo. Ok, quest'altro è andato. Manca l'ultimo. Sì, dai, non è difficile, dagli un pugnazzo e finisce lì. No, non muore, però possiamo fare qualcosa di più efficace, Ma in realtà no. No, però gli do tipo che lo so. Ok. Ma stai puntando al secondo posto. Ai. Recuperiamo 2 punti di salute grazie a X. Ok, andate via. Avete perso cattivi. Ok, li abbiamo ma non può essere abbiamo malmenato 3 zotici, dai, cioè non può, è tutto finto, è tipo pure loro facevano tipo mi hai ammazzato. È bellissima questa cosa. Questa cosa che non te la spiega, è bellissima. Petoman, vai alla grande. La tua scheda personaggio sta venendo benone. Ho una missione segreta per te. Vai al negozio di taco su Main Street e compravi un taco. Attenzione, perché è una missione assai delicata e direi che possiamo farla in effetti. Molto bene, siamo arrivati da Freeman's Tacos. Carne asada nacho tamales. Non so che cosa sia tamales. Che? Sono dei cosi, va bene? È arrivata l'esperto. Ma non dire tamales se poi non sai cosa sono. Si dice tamales. Ok, questo lo so sicuro. Sì, però... ma che cazzo so? Vabbè. Ragazzi, benvenuti da Freeman's Tacos. No! Se c'è qualcosa che posso fare, Gordon Freeman. Morgan Freeman. Benvenuto al Freeman. Porca puttana, Morgan Freeman. Gordon Freeman è quello di Half-Life. Allora, Morgan Freeman, l'attore, dai! Io vedo questi baffi un attimino sospetti, infatti si possono prendere. Carly Sanchez, vediamo che cosa ha da dirci. Morgan Freeman, l'attore. Morgan. La settimana da D. Da Freeman's Tacos crei tutto quanto tu.
Lo sapevi, no? Che puoi creare tutto. Apri l'app produzione e ti... Ma Morgan Freeman ha l'orecchino nella vita reale? Non lo so. Sì, pare di sì. Combina. Ok, possiamo combinare gli ingredienti e creare altri oggetti. In sostanza, iniziamo il crafting. Sì. Il burrito. Una tortilla calda avvolta attorno a... Beh, qualsiasi... Devo dire che io non sono un estimatore del burrito. Tutto quello che tu? Ti serve per cominciare. Allora... Questo è l'indicatore del cibo. Ora metti dopo la tua creazione. Andiamo più a fondo. Ok, abbiamo creato il burrito. Combina gli ingredienti e crea ciò che vuoi. Guarda. Guarda che succede combinando un burrito con un'encilata, vediamo. Produciamo cibo che ci serve per curarci. Niente male, complimenti. Hai mischiato un'encilata con un burrito. È un encirito. Ma che cos'è? Nessuno l'encirito? Oppure un burrada. No? Che diavolo, prenditi altre ricette. Potrebbero sempre... La voce cambia un po', però non ci facciamo troppo caso. No, è cambiata. Sì, è cambiata un po' la voce. Facciamoci la foto. Non rimane che immortalare questo momento storico. Momento storico, ma noi chi siamo per Morgan Freeman, scusa? Morgan Freeman, abbiamo il follower. Cioè, se a me mi seguisse Morgan Freeman... Ok, non rifacciamo più. Non rifacciamo più. Io mi sentirei proprio... Scusa, voglio vedere la foto su Instagram. Quanti like ha avuto? 19 mi piace. Ok. Un'altra cosa. Sì? Ho sentito che alcune scoregge possono essere così potenti da piegare lo spazio-tempo. Fai attenzione là fuori. Ma cosa? Probabilmente è stato qui a casa nostra di mattina. Molto bene, no, per quanto mi riguarda, onestamente. Perché io ne faccio uno la mattina, che però vale per tutta la giornata. Ma non lo voleva sapere nessuno. Vale per tutta la settimana. Veramente, ragazzi, è di una potenza inaudita. Però io direi che in effetti non lo volevate sapere. Forse, magari sì. Molto bene, siamo arrivati alla chiesa. Sì. Prima di entrare, sempre, scusate. Sì, sì, prendi quello zainetto e esci a destra, va. Nella chiesa del primo South Park, Stick of Truth, c'era Gesù, che poi ci serviva da, come dire, invocazione. Ed era molto bello, però, perché si nascondeva. Ciao, novellino. Non ti ho mai visto prima, ma arrivi proprio al momento giusto. South Park va verso il completo declino morale. Qualcuno rapisce i gatti e deturpa le nostre case. Ok, forse non è ancora l'apocalisse, ma ci serve un eroe. Non per complicarti la vita, ma... Potresti considerarti una brava persona? No. No. Certo, capisco la confusione. Ma a un certo punto dobbiamo scegliere la nostra strada. Troverai Gesù e prenderai la strada della virtù? O sceglierai la strada di mezzo? E non cito la terza alternativa? Spero tu sia un aiuto, non un problema. Potrebbe darsi. Allora, vediamo cosa vuole. Fai il primo passo entrando in questa camera di meditazione. Ok. Che male può mai essere affrontare entrare. Le tue peggiori paure. Affronta le tue paure, novellino. Affronta le tue paure. Perché dovrei affrontare le mie paure in una camera di meditazione di una chiesa? Ok, perché ci sono quei pupazzi? Perché c'è il latte? Perché c'è il Forza 4? Tuo padre si è scopato tua madre. Sì. Hai paura del buio? Serpenti? Del colore blu? L'alieno? Ehi, ciao, mi stai immaginando? Sono solo un amichevole prete cattolico che vuole conoscerti un po' meglio. Oh, mamma. Sì, certo, anche io sono nella tua immaginazione per farti un massaggio alle spalle. Avresti mai pensato di sentirti così? Ok. Devi sistemare un po' le luci in modo che possa vedere qualcosa di quello. Ok, ragazzi. Ma noi sacerdoti, guarda che cosa ha in mano. Sconfitti, oh mio Dio. Sacerdoti. Delle palline di vetro, quelle. Che tu voglia giocare duro. Che mi lamenti. Okay. Ok, ragazzi, questa è pesante. Questa è proprio esplicita. Questa è esplicita e pesante. Ecco, purtroppo qui, vabbè, posso fare così e gli provoco pure lo schifo. Sì. Immagino tu preferisca le maniere forti. No, io preferisco che te ne vada a fanculo. Infatti. Chi vuole la mia mano e cantare un'estate con alleluia a due voci? Ma da dove l'ha tirato fuori? Ma davvero tu non hai mai visto queste palline di vetro? No. Me lo dai un bacino se ti... Perché avrei dovuto vederle? Perché di solito in effetti non si vedono, perché sono messe in un posto. Oh, mi piace. Ma come mi piace? Quello si sta fustigando. Sì, mi sono spostata perché... Sì. Vedete perché è coraggioso South Park? Sì, è anche, come dire, anticonformista, ma è anche proprio... sfacciato, se vogliamo, no? Però a me piace per questo questa serie. Esatto. È bello anche per questo. Che abbiamo eliminato il primo sacerdote.
Chi vuole la mia mano e cantare un estatico alleluia a due voci? No, io non voglio la tua mano. Qua non lo prendo. No, 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 soprattutto dopo aver toccato quelle cose, no. Però. E adesso muori! Ok, e ci spiradazziamo di sopra e crepa con lo schifo. Abbiamo vinto! Hai vinto vittoria! Legame di purezza manufatto è una tuta celestiale. Quanti celestiali? È 23 centesimi. Ci aspettavamo che due preti avessero un po' più soldi, no? Infatti. Però in realtà no, perché l'Eucaristia è andata male questa volta. Oh, cazzo! Non si può stare due minuti al buio con un bambino che è arrivato voi stronzi. Brucerai tra le fiamme dell'inferno. Vattene via! Non è quello che ha detto la regina Arachnid? Dirò 10 padre Prostro. Prosto. Mi spiace davvero tanto per tutto questo. Guarda qui, un rabbino mi ha dato un collage di pasta. Se ci saranno tempi il collage di pasta. Usali per chiamare il profeta Mosè. Buona sì. Fortuna con il tuo viaggio spirituale. Quindi lui non ne sapeva niente di questa storia, cazzo. Giusto? Ora non può star via che arrivano due strozzi. Comunque è bellissima questa cosa. Il collage di pasta serve per invocare Mosè, proprio come era in una puntata dedicata proprio a questo. Quando Mosè, che è quello che hai visto, quella faccia, sì, voleva le collane di pasta. Ora io voglio rientrare perché c'erano gli yoi. Però in questo creare le collane di pasta c'era Ike, il fratellino di Kyle, che creava l'ultima cena. Creava proprio l'ultima cena cattolica, proprio perfettamente, con la pasta. È bellissima questa cosa. Stava volando. Se qua troviamo il codice. Perché queste foto? Perché? E col Papa si è fatto il... Kneel before Jesus. Allora, inchinati davanti Gesù. Ok. Password del magazzino, ce l'abbiamo. La metto perché, ragazzi, devo prendere il coso, il lo yaoi. Ormai sono collezionista. Inchinati. Inchinati. Davanti. Davanti. Gesù. Okay. Gesù. Reset. Conferma. Eccolo qua. Eccolo yaoi. Vediamo. Eh beh, questo è abbastanza certo, innocente. Tra l'altro è uno yaoi dentro uno yaoi. L'hai visto che aveva sotto il braccio uno yaoi? Molto bene. Ricordi quando Morgan Freeman era Dio? Oh, sì, la ricordo. In una settimana da Dio. Ricordi quando i cristiani amavano i poveri? Certo, ricordo. Qua c'è la frecciatazza. La frecciatina. Beh, dai, anche un po' di generalizzazione. Se vogliamo lo sappiamo che ci sono tante persone credenti che però sono rispettose del loro credo. Ok, ci ha detto di tornare nel covo del procione. Molto bene. E come va là fuori? Molto eloquente. Interessante. Senti, vedo che hai del potenziale. Io penso che potrei farti diventare l'aiutante di qualcuno. Complimenti. Ah, aiutante di qualcuno. Volevo solo discutere un attimo del tuo super alter ego. Il tuo personaggio fa schifo a dirla tutta, eh. Penso che potremmo raddoppiare la classe. Aggiungiamo un'altra abilità. Quale tipo di abilità vuoi aggiungere? Oh, wow. Possiamo aggiungere un'altra abilità al nostro repertorio. Possiamo fare velocista, blaster, elementalista, cyborg o medium. Facciamo blaster e via perché ha delle belle tette e soprattutto perché in realtà è un buon potere. Vai. Un blaster con poteri tipo quelli dei ciclopi. Sì. Queste due vanno benissimo insieme. Ma bisogna modificare anche la tua storia. Ritorniamo a quella fatidica notte. Tantissimi anni fa, c'hanno 8 anni, cioè. Non riesci a prendere sonno, ma in realtà non ci riesci perché vorresti rendere il mondo un posto migliore. No. Ti avvicini allo specchio. Ok, siamo ritornati a quella notte fatidica. Sì? Che succede? Sempre la mamma col papà che... Se qualcuno ti amerà mai. Poi senti un rumore, ma è il pianto di un bambino. No, la storia è diversa, c'è un bambino. Attenzione. E lì vedi due farabutti che attaccano un bambino indifeso. Devi impedire che gli facciano del male. Sai di potercela fare, così invochi per la prima volta i tuoi nuovi poteri. Di Blaster. Come eroe Blaster, ti surriscaldi e il fuoco di vampa nelle tue viscere. Non perdi tempo e spari delle fiamme contro i tuoi nemici. Vai. Sound Blaster, vai. Friggi il cattivo! Oh, wow, è fantastico questo potere. Sparite le fiamme, gli intrusi capiscono con chi hanno a che fare. Marta, questo qui fa sul serio. Non ti hanno detto di non giocare col fuoco? Tu chi è sto bambino? Per attaccare. Ah, è un piede di porco. Un colpo di piede di non porco in faccia. Non ci lasci scelta, ragazzo. Una piede di porcato in faccia. E vanno a fuoco le palle, attenzione. No, i un terzo. Si fanno sotto, ma ristabilisci il tuo spazio respingendo. Bene. Vedi perché mi piace il blaster? Agli intrusi non piace essere spintonati. Direi. Ehi, non puoi spingerci così. Perché non è no? modo, non è modo. Io vi spingo come mi pare. E piace. E piace.
Mi sono messi in fila. Portati alla rovina. Ah, perfetto. Ed eccola, la super blasterata. Io mi levo di torno. Ah, ok, si spaventa. Tutto il suo compagno, quello molto brutto, si avvicina. Quello molto brutto. Perché l'altro è bello. Potere definitivo, potere pronto. Definitivo. Vediamo il potere definitivo del blaster. Piromane. Gliel'abbiamo fatta vedere. Sì. Si è riferito, ma i colpi degli intrusi hanno appena risvegliato le fiamme che hanno dentro di te. Oh, ragazzi. Porti il dolore, sferri il tuo attacco definitivo. Dagli occhi. Dalle sotto. Dall'ano. Ah. Ok, questo è il piloro che ha portato all'ano. Molto bene. Li sconfiggi. Prendi il bimbo tra le braccia per portarlo al sicuro, ma è qui che accade l'inimmaginabile. Ok. Vedi tuo padre farsi trovare. E da quel momento devi convivere con il fatto che per aiutare un bambino in pericolo non hai impedito che tuo padre si scopasse tua madre. Oh, oh mio Dio. Che tragedia. Mi dispiace. Ma perché è fissato questa cosa? Però ragazzi, i genitori scopano, è giusto che sia così. Tua madre, ma la risposta devi trovarla da solo. Allarme protone, allarme protone. Allarme, ragazzi, allarme. Qui Procione, che c'è? Amici della libertà! Che hanno fatto stavolta? Sulla strada principale! Arriviamo, passo e... fottimi! Novellino, sembra che questi nuovi poteri ti serviranno. Seguimi! Amici della libertà sono i rivali. Sì, poi lui tra l'altro, Cartman, odia Kyle. È un rapporto di amore e odio, più odio che amore. Ok, adesso posso personalizzare i poteri. Buon, fantastico! Ho sbloccato entrambe le cose. Sì, il fisting di forza. Preferisco il fisting di forza. Direi